Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Riduce del tapirulana, stamattina mi beccate così. Anche i ricchi piangono quando il bancomat non funziona. Questa è la chicca di oggi perché ho visto proprio ieri la De Ausanio che è quella poi ha fatto quella scena sulla mascherina che gli si era rotta quando è entrata nel bar nel primo lockdown. Vabbè, a parte quello, ha fatto un video e ce l'aveva a morte con la banca, con l'Unicredit. Perché? Perché si lamentava che allo sportello oramai erano rimasti 3-4 gatti e quindi non c'era più nessuno che lei conoscesse e il bancomat funziona una volta sì, una volta no. Allora i commenti dei consulenti sono stati: fatti un consulente, cara De Ausanio, no? E sappi che volendo puoi andare anche in un'altra banca a prelevare, sarà mica l'unica banca della tua zona, no? Cioè i bancomat funzionano dappertutto, tra l'altro. Se tu, cara De Ausanio, avessi un bancomat di qualche banca online, non pagheresti le commissioni su nessuna parte, non solo nella tua banca. Quindi qualcuno ha detto, ma lì non vuole andare in un altro banco, non se no paga le commissioni. Allora, il problema è un altro, è che questo è proprio lo specchio, ma non solo dei VIP. Lei ha semplicemente raccontato un disagio che prova, però questo disagio lo provano tutti quei risparmiatori correntisti che sono avulsi alla tecnologia, quindi non capiscono una mazza di tecnologie e che sono abituati nella loro zona di comfort ad andare al proprio bancomat sotto casa e ad andare eventualmente dal tizio dello sportello che la conosce. Se devono prelevare più di 1.000 euro, ok? E che devi prenotare, lei sarebbe andata e dice: ma come? Se io devo prendere 1.000 euro, 2.000 euro, devo prima prenotarli sti soldi perché in cassa non c'è mai niente. Ah, tanto cambia filiale, che forse quella lì è un po' come dire, l'hanno svuotata di contenuti. Seconda cosa, c'è tanta gente che è in queste condizioni. Ora, ieri si sono scatenati i consulenti dicendo: ah, ma guarda, se tu avessi un consulente, ma lei non sa neanche cos'è un consulente, probabilmente, no? Ed è avulsa la tecnologia, probabilmente, e quindi non sa che tante operazioni, invece di andare in banca a farle, se le può fare tranquillamente con l'home banking da casa. Però in queste condizioni c'è un sacco di gente. E allora, questa gente qua, che adesso sempre di più si troverà spiazzata proprio perché le filiali stanno man mano chiudendo o man mano svuotandosi di personale, sempre di più queste persone avranno bisogno di gente che le aiuti. Avete presente in stazione centrale a Milano? Ci sono gli zingari, le zingare, anzi, che si piazzano davanti alle macchinette, quelle per fare i biglietti, per aiutarti a fare i biglietti, no? E così gli dai la mano. Ecco, praticamente ci sarebbe bisogno che il consulente diventasse in questo caso lo zingaro di sostegno, cioè qualcuno che aiuti queste persone a imparare, a capire, a navigare all'interno di una tecnologia che non capiscono. Non capiscono e non riescono ad accettare. Quindi mi hanno tolto il mio amico Giovanni allo sportello, ma questo ve lo racconto perché è successo anche a me. Cioè, quando se n'è andato dalla Banca Popolare di Milano, che era la banca storica della mia famiglia, quindi erano 70 anni che noi eravamo lì, quando se n'è andato quello allo sportello, che spera tutto, cioè, è successo un casino, cioè è cambiato il mondo all'interno di quello è andato in pensione, ok? Ed è cambiato il mondo, tutta la gente che poi stava all'interno non sapeva più chi eri, non sapeva più che tu eri 70 anni che stavi lì e quindi non ti trattava più con i guanti, ti trattava come un cazzo di uno che viene lì a rompergli i coglioni, ok? Quindi l'ho provato anch'io, tant'è vero che poi l'ho mollata, no, sta banca, per mille motivi, un po' perché si va avanti, un po' perché non aveva più senso, un po' perché
non c'erano più le persone a cui mi ero affezionata, perché è da bambina andavo lì con la mia cassettina che mi aveva fatto mio padre, quella dove si mettevano dentro i soldi, loro aprivano e mi segnavano sul mio libretto di risparmio quanti soldi avevo accumulato. Questo da bambina, perché a un certo punto le mance che io ricevevo, basta regali, quando ho capito che insomma Babbo Natale aveva altro da fare, e i miei parenti hanno cominciato a darmi le mance e io sono diventata subito una risparmiatrice, quindi ho messo tutto dentro sta cassettina, libretto di risparmio, e avevo accumulato ben 1 milione delle lire di una volta, questo da bambina, quindi ero molto ricca. Poi mio padre gli sono serviti, li ha presi e li ha usati e mi ha praticamente reso di nuovo povera. Ma a parte quello, la tecnologia va avanti e questa gente non è assolutamente in grado di adattarsi, di uscire dalla loro zona di comfort. Più sono VIP, più sono anziani, più sono abituati a essere serviti e più faranno fatica. E allora qua bisogna mettersi al servizio, rendere molto più facile l'accesso. Loro non sanno voi cosa fate, ma ripeto, la colpa non è loro, io lo dico da decenni oramai, la colpa non è del risparmiatore se non sa chi è il consulente finanziario, la colpa è del consulente finanziario che si rende poco visibile, si rende poco reperibile. Potete dire finché volete, vabbè, ma io sono qua, tu sei lì e lui è là, cioè, e sei tu che devi cercare di farti trovare, non loro che devono venirti a scovare, cioè, non è che è una caccia al tesoro questa, quindi sei tu che devi renderti disponibile, come con i soliti mezzi, social, bla bla bla, ok? I social, le attività sul territorio, anche se ora non si possono fare, ma ci possono in ogni caso rendersi visibili, è possibile, ok? Va bene ragazzi, la chicca di oggi è questa, quindi andate a caccia di VIP e a caccia di tecnologico lesili, come si può dire, ok? Ciao a tutti, ciao!